Oh, finalmente, Luciana, dopo tutti i giri che ho fatto fino adesso, finalmente sono arrivato da te. Ciao ragazzi, Luciana ciao Sam. Frazzetto, con la quale io faccio varietà romano, con la quale facciamo tante cose. Ora, con lei è una situazione un po' particolare perché potremmo andare avanti, potremmo fare tutto lo Non spettacolo, si va, non si va, troppo lungo. no? Comunque anche con lei, vedete, Vedete, Sandro, te passo un bacio. Allora, con Luciana facciamo uno spettacolo meraviglioso che è varietà romano. Ma Luciana naturalmente prima di lavorare con me insomma ha fatto tante tante cose. Guarda, io voglio cominciare subito con una cosa proprio così. Devi essere sintetica perché so che qui potresti andare avanti, ma se io faccio una cosa tipo riderà, 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 tu falla ridere perché riderà, che cosa ti viene in ha mente? pianto troppo insieme a me. Che ricordo ti viene in Il grande mente? Little Tony. Ci ho lavorato 3 anni 3 anni. con Tony. Sì, ho fatto 3 anni di tournée estive. Iniziavamo a giugno e finivamo a ottobre. Tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, una volta quando si lavorava. E quindi ho girato con lui in lungo e in largo tutta l'Italia, da nord a sud, la Sardegna, la Sicilia, cioè tutto, tutto, Possiamo tutto. dire che era un signore? Era un signore, era una persona squisitissima, squisitissima, sai che vuol dire? E poi molto simpatico, anche se aveva poi le sue paranoie, le sue cose, Vabbè, come tutti gli anche perché artisti che... Sandro, devi sapere che quando io lo dovevo presentare, perché io prima facevo 2 ore di spettacolo insieme a tutti poi i cantanti, col grande chitarrista, suo fratello Enrico Ciacci, che purtroppo anche lui ci ha lasciato da poco. E quindi facevo le prime 2 ore e poi l'ultima ora la faceva Tony, no? Quindi quando io dovevo presentare Tony, finiti tutti i giochi, le cose, le canzoni, allora io dovevo presentare così. Bene, ed ora, signori e signori, un grande artista, un personaggio importantissimo, ineguagliabile, signore e signore, ecco a voi il grande Sì, Elvis! perché E lei a era quel questa cosa punto qui. partivano tutti i fuochi colorati e partiva la canzone tun 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 tun, un Un cuore cuore matto che matto ti dà da... legare. Allora, Luciana, comunque, questa è una delle cose che mi ha più colpito perché comunque insomma Little Tony è stato un cantante, un musicista, quindi insomma Sì. lei mi ha raccontato tante cose, Anni quindi adesso Ottanta. ecco, ho pensato a Little Tony, però insomma tu hai avuto tante collaborazioni con grandi artisti, hai fatto anche film, Sì, fiction, beh, io ho insomma, iniziato con il cinema, ho però, lavorato con il grande Fellini, con Salvatore Samperi, cioè, Damiano Damiani, avete capito con chi... Castellano e Pipolo, perché io ho iniziato con il cinema, poi dopo sono passata al teatro, quindi poi al cabaret, insomma, penso di aver fatto tutto pure ballato, pure senza una ballerina. E senti, e poi allora all'improvviso quando arriva Sandro Scapicchio e ti dice, senti, devo fare uno spettacolo, tu devi pure cantare? Allora, no, ho detto, non si può, perché io non sono una cantante, mi piace interpretarle Io ogni le volta che dice così canzoni. mi incazzo, Però bello, mi piace perché dirlo bisogna... perché sennò poi la gente dice, Perché vabbè, non è allora. vero, nel momento in cui uno riesce... Anch'io non posso cantare tutto, nessuno canta tutto, quindi quelle cose che fai le fai bene. Per esempio, Sai io mi che. emoziono tanto a cantare in varietà romano questa, per esempio. Ognuno ha tanta storia, tante facce nella memoria, tanto di tutto, tanto di niente, le parole di tanta gente. Tanto buio, tanto colore, tanta noia, tanto amore, tante sciocchezze, tante passioni, tante canzoni. Anche tu così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai. Tu che giuri e giuro anch'io, anche tu amore mio, così certo e così bello. Anche tu Diventerai come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Come un vecchio ritornello, anche tu così presente. Sempre, Così solo nella mia mente, tu che sempre, sempre mi amerai. sempre, Tu che giuri e giuro anch'io, sempre, anche tu amore mio, così sempre. certo e così bello. Anche tu diventerai come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Senti, ma Roma, Bellissima. qual è il tuo rapporto con Roma?
Roma, io ci sono, non ci sono nata perché io sono nata in Sicilia, come sai bene, a Bagheria, città del grande Tornatore, del grande Guttuso, insomma aveva, ha avuto tantissimi artisti, ma all'età di 6 anni e mezzo sono venuta a Roma, quindi io, anzi 7 perché ho fatto la seconda elementare, quindi mio papà era stato trasferito perché stava in finanza, quindi prima a Palermo, poi a Caltanissetta, poi a Ragusa e poi finalmente sono approdata a Roma, però per me insomma Roma è, sì, beh, è insomma, la mia tu, città. Quindi sei insomma la conferma che quello che diciamo in molti, no? Anch'io per esempio sono da parte di mia madre romano, ma da parte di mio padre no, che tutto sommato romano, anche chi è, giustamente chi lo è di 7 generazioni, certo, pure di 9, però insomma romano è chi ama Roma, chi ama Roma ci resta, chi non se ne va più, chi, insomma Roma è un pochettino. Allora guarda, facciamo una cosa, io di solito questa canzone la facciamo per esempio nel nostro finale, no? Però per esempio c'è, dedichiamo proprio a Roma questo pezzo che fa: Roma bella, Roma mia, te se vonno porta via, ma chi? Il Campidoglio con San Pietro se vorrebbero comprare, qui se vonno compra tutto. Qui se vanno compra tutto. Ma noi non glielo vennemo. Senti, adesso mi devi dire però, visto che io questo giro lo sto facendo soprattutto perché dopo questo, insomma, questa quarantena forzata, avevo proprio voglia di andare a ritrovare tutti i miei amici. Hai fatto bene, hai fatto una cosa bellissima. Ma Sandro, guarda, la mia voglia è quella di rivedere e incontrare gli amici, di riparlare di progetti, quindi adesso oltre al Varietà Romano, che già possiamo dire che forse ci sarà anche qualche data prima, però sì, per sì, adesso sì, il primo agosto siamo al Teatro Leontini dal nostro, sì, amico a Casal Palocco, sì sì, a Casal Palocco, quindi noi ripartiremo quello, però a parte con no me, però forse anche a luglio c'è qualcosa, sì, però ancora piano piano ragazzi, perché come vedi Sandro, io il mio teatro non lo posso aprire perché essendo, sì, piccolino, anche perché Luciana tra l'altro insieme a Massimo Milazzo, regista e nonché marito di Luciana, insomma hanno aperto un bellissimo teatro qui a Rocca Priora, ma essendo piccolo con le distanze non ce la facciamo, ce la facciamo. Una sedia però, sì, due sedie non però, si può fare, buttiamoci dietro questa cosa perché ecco, ripeto io sto cercando di andare in giro per cercare di ricominciare, certo, a rivedere gli amici. Scapicchio in tour non è male questa cosa. Comunque a parte questa cosa con me anche Varietà Romano, però insomma quali sono poi delle cose che pure, che no, io pure ho diverse serate con i miei monologhi che adesso insomma, cioè, mi stanno capitando più date adesso quest'anno che gli anni passati, lo so, è pazzesca sta cosa. Comunque sia con Nei panni di una donna, lo spettacolo che sai che io faccio, certo, il monologo scritto da me e Riccardo Graziosi, certo, che sto portando in giro, lo farò per l'estate anche non solo a Roma e dintorni ma anche fuori, è appunto quello, il monologo che oltre che sorridere, ridere, ci fa anche riflettere perché parlo di un argomento purtroppo molto attuale che è quello della violenza sulle donne. E l'altro, Se il sesso si è depresso, un monologo sulla coppia, che devo aggiungere qualcosa su questo coronavirus perché voglio capire quante coppie hanno resistito. Darà parecchio spunto. Hanno, senti, resistito 3 mesi qui, insieme. Adesso, siccome diciamo una delle prerogative di questi incontri è che sono abbastanza veloci, sì, adesso in conclusione due cose voglio chiederti. Allora, chiederti, insomma, voglio imboccarti. Allora, nel nostro spettacolo c'è un punto dove io mi diverto tantissimo, dove tutte, dopo un monologo bellissimo che fa sull'uomo, sulla donna, a un certo punto lei dice che gli uomini sono tutti stronzi e io intervengo dicendo ma non è vero, perché non è così, perché a volte l'uomo, cioè dipende, e tu che dipende, mi dici? Dipende, non è che dipende dall'uomo o dalla donna, se si lasciano da tutte e due, non uno o l'altro, giusto? E quindi poi non dipende nemmeno da che cultura hai, non dipende da che scuola hai frequentato, e non dipende da che genitori hai avuti, diciamo che dipende solo e soltanto da quanto sei stronzo. E questo è un pezzo che a me mi fa impazzire. E poi, ci divertiamo, dai, e poi Sandri, siccome insomma con Luciana si ride tanto, però insomma io dico sempre che dietro la comicità e dietro chi è comico, poi in realtà c'è sempre una grande profondità. Assolutamente. Beh, insomma, io sarò brevissimo perché voglio chiudere con questa chicca bellissima di questa canzone che la grande Anna Magnani portò al successo, che è La fioraia del Pincio. E così un aneddoto al volo: quando io appunto proposi a Luciana di cantare, lei mi disse: ma che sta scherzando? Ma qui nessuno, io, vai, che ti farò cantare. Beh, la cosa bella è stata che all'inizio, questo si può dire, lei mi ha detto, sì, però Sandro facciamola insieme, e l'abbiamo fatta insieme anche un po' per aiutarla, poi però Luciana l'ha imparata
da sola, poteva cantare da sola. Però mi piace questo connubio. Ha detto, però senti Sandro, sai che c'è? Che è una cosa originale, cioè di solito lo fa sempre una donna tutta intera, invece facendola così, e quindi adesso ve ne facciamo un pezzettino, ci siamo, pure se ci sbagliamo le parole, non fa niente, perché l'importante perché non abbiamo ripassato. Ecco, è proprio l'estemporaneità, lo dico sempre, in ogni incontro è buona la prima. Oh, giuro, niente preparato. E la canzone inizia così. Quante macchine venivano la sera, quanta gente qua affacciata a sta ringhiera, quanta folla de maschiette e de gagà, quante radio nelle macchine a sonà. Non scendevano le coppie innamorate, se ne stavano abbracciate a pomiciare, il barista gli portava la guantiera con la birra e col caffè che allora c'era. Ogni topolino diventava un separè, ogni mazzolino arrimediavo lire tre, ci scagliavo sempre, soprattutto coi tassi, con le macchine GD, sempre attento al pizzardone, che a cavallo era imponente come un re. La terrazza era un salotto ed ogni sera mi pareva una stellata bomboniera. Mo la gente della meglio società resta a casa, gioca a bridge o al baccarà. E quell'uomo che puntava al cannocchiale, poveraccio pure lui, sai mo che fa? Non potendo rimediare col firmamento, resta a casa e s'accarezza lo strumento. Senti, allora... Ma che luna! Lucia, io veramente l'ho detto all'inizio di questo piacevolissimo incontro che potremmo andare avanti all'infinito. Bello, bello, sono stata contenta. Senti, però ci salutiamo con un desiderio. Voglio che tu possa esprimere un desiderio e io spero anche che si realizzi. Quale può essere? Beh, intanto ricominciare subito, subito a lavorare, a stare in teatro, perché purtroppo io non posso stare fuori dalle tavole del teatro. Questa è una cosa proprio che mi manca, anche se alcuni attori, anche insomma famosi tra virgolette, vogliono fare il web, vogliono fare il teatro in televisione. Ecco, il teatro non si fa in televisione. No. Mi dispiace, no Sandro, questa cosa la voglio dire, perché il teatro si fa dal vivo, perché dal vivo io ho bisogno di sentire le emozioni che aleggiano nell'aria. Il respiro, senti quando sta per arrivare la risata, mancherebbero i momenti di quando sta per arrivare l'applauso, perché lì sul palco tu lo senti, e questa è una cosa che la televisione non ti può dare mai. È vero. Quindi, è vero. E questo è il desiderio e allora che vorrei speriamo fare. E poi soprattutto la salute, ragazzi, innanzitutto. Allora finiamo con... Il carrozzone va avanti da sé, con le regine, i suoi fanti, i suoi re. Grazie Luciana, grazie a te Sandrino, e speriamo di vederci presto. Ma e ci molto, vediamo presto molto sulle presto tavole di un palcoscenico. Presto, ti aspetto. Ciao, grazie a tutti. E viva il teatro!